volevo chiederti due riflessioni. Nel momento in cui avete iniziato a lavorare sulla sceneggiatura, se avete mai pensato di introdurre un personaggio maschile o comunque di cambiare quello che era stata la pièce teatrale, di aprirla anche a personaggi maschili, e oltretutto se avete, visto che questo è a tutti gli effetti un film in costume nei suoi due tempi, di spostarlo in qualche maniera e avvicinarlo più a oggi. E una curiosità invece, se hai visto Pranzo di Ferragosto, perché credo che di fatto le quattro vecchiette siano oggi quello che erano il cambio temporale, evidentemente nello spazio-tempo all'epoca potevano essere voi, insomma. Io no, dunque parlando con Cristina e con Riccardo Tozzi, quando è venuta l'idea di appunto fare la trasposizione cinematografica, no, io ho pensato proprio che la forza di questo testo è il testo, così com'è. Il cinema è pieno di esempi, di testi teatrali che poi sono diventati film, e voglio dire, l'ultimo adesso è in sala, Il Dubbio per esempio, no? Cioè il testo è esattamente identico, l'ho visto a teatro al Val l'altro giorno, al cinema identico, naturalmente il cast è diverso, oppure vabbè, La Parola ai Giurati, oppure Svania sulla 48esima strada, vuol dire ci sono tanti film che attingono al teatro e per certi versi rimangono anche molto fedeli. Mi sa che in questo caso la forza del testo fosse proprio quello che gli uomini non c'erano. Non ci sono, sono citati, sono presenti, sono amati, odiati, eccetera, ma non ci sono. Se l'avessimo fatto entrare i mariti, gli amanti, eccetera, secondo me si andava verso una commedia normale, diciamo, allora, tipo Sex and the City, oppure quello che volete, che non mi interessava, sinceramente. Mi interessava qui lavorare sul testo, lavorare sull'attore, sull'attrice, e lavorare sulla macchina da presa, tutto quello che fa cinema, cioè fotografia, costumi, scenografia, montaggio. Lavorare appunto sul testo che era secondo me forte, che funzionava, avevamo già visto teatro che aveva una sua forza, e aiutandolo e arricchendolo con la forza del cinema. L'altra cosa però che da subito ho pensato e ho trovato subito anche il coinvolgimento degli altri è stato che il cast avrebbe dovuto essere raddoppiato, cioè teatro, come sapete chi l'ha visto, le stesse quattro attrici facevano sia le madri che le figlie. E al cinema secondo me appunto c'è una necessità di realismo maggiore che al teatro, no? Al teatro basta disegnare un Colosseo e siamo a Roma su un pezzo di carta, e al cinema insomma, bisogna essere più credibili, e quindi anche per avere la possibilità appunto di lavorare su un doppio cast con questo gruppo di attrici anche trentenni, diciamo, allora abbiamo fatto questo gruppo madre e figlie separate. E cos'è l'altra domanda? Il Pranzo di Ferragosto, che sono le stesse donne 50 anni dopo, 40 anni dopo. Cioè ho visto naturalmente Pranzo di Ferragosto e mi è piaciuto moltissimo. Pensato, non è una... No, è un film che mi è piaciuto, ha una grande personalità, e anche lì parte da un'esperienza personale e privata, è un bel film, anche lì credo tra l'altro che lui l'avesse scritta proprio come pezzo teatrale. E tanto è vero che adesso credo che lo girino, lo fanno far girare come testo teatrale, però credo che insomma finisce là. Ok, Marco ha ragione, forse nel DVD di Pranzo di Ferragosto, oppure nel vostro, beh, c'è anche le donne, nonne, ci dovrete pensare. Allora, Cristian mi suggerisce di chiedere le copie perché non sono state chieste, poi ho una domanda mia. Le copie quante sono? Filippo Roviglioni. Roviglioni? Non è una domanda mia, ma volentieri la faccio mia. E poi la domanda invece riguarda, ecco, mentre lui dà 200, la cifra. 200 copie. 200, perfetto. Lo sappiamo tutti adesso. Allora, uomini e donne, regia e montaggio, sono curioso di sapere, da Enzo, avendo lavorato con Cecilia, non è la prima volta, però trattandosi di un argomento così sfacciatamente preciso, una linea di demarcazione anche... sui ricordi di ciascuno, perché ciascuna delle attrici ha anche detto mi sono ispirata, e ci mancherebbe che non fosse così, forse lo era anche per la pièce teatrale, anche i ricordi di Cristina Comencini avranno contato scrivendo queste cose. Quindi il lavoro
di connubio nel cercare di trovare questo realismo e questa cinematografabilità il maggiore possibile senza debordare, lasciando la fedeltà del testo, lavorando al montaggio con la tua compagna. Sono in qualche modo, penso sia stato curioso come esperienza, dato l'argomento del film, e credo che ci sia stato anche un super lavoro, perché in tanti momenti la macchina si muove, però poi ci sono i tagli interni, insomma c'è veramente un lavoro grosso e minuziosissimo, indipendentemente da poi come il film sia impattato emotivamente dalle persone. Beh, è chiaro che diciamo che lo stato principale quando si filma un testo teatrale con un unico ambiente è quello di renderlo il più sciolto possibile, dare ritmo all'interno di una situazione che magari è statica, no? E quindi diciamo che con già in riprese con il titolo della fotografia eccetera abbiamo previsto tutta una serie di tagli, di movimenti, di tagli più larghi, più stretti, eccetera. Infatti le nostre povere ragazze le hanno dovuto ripetere una quantità industriale, hanno fatto una quantità di chuck veramente industriale. Però era necessario proprio per poi alla fine avere questo tipo di movimento, di fluidità. Sì, sicuramente Cecilia ha fatto un lavoro pazzesco in moviola perché aveva veramente molto materiale, però ha fatto un lavoro tale per cui, come dire, è un montaggio quasi invisibile, cioè nel senso che uno comunque sceglie di seguire la storia, le emozioni, va a catturare anche i piedi d'ascolto, dei piccoli movimenti, un'alzata di sopracciglio, un colpo di tosse, e che diventa funzionale alla storia e funzionale al sentimento delle battute che le dicono. Mi sembra che abbia fatto ovviamente un ottimo lavoro, non è che siccome l'argomento è femminile abbiamo lavorato in maniera diversa, voglio dire, cioè, abbiamo lavorato come al solito, con grande passione, grande attenzione, però mi sembra appunto che poi c'è anche un altro discorso che abbiamo fatto a priori, per esempio il fatto di diversificare molto anche coloristicamente le due parti, no? Cioè, la prima parte è un anni 60 quasi Ferrania Color, no? Un po' esagerato. La seconda parte sono degli anni 90, fine anni 90, che in realtà sono i nostri anni, quasi decolorato invece, no? E lì appunto abbiamo lavorato sulla fotografia, sulle scene, sui costumi, insomma, quindi diciamo che tutto questo è servito per appunto dare a questo testo un impianto più cinematografico, pur rimanendo diciamo molto aderente al testo teatrale.